quando si parla di prodotti di qualità, non può, io faccio sempre un ragionamento, non puoi pensare che questo prodotto di qualità venga prodotto nell'est europeo o in Cina, e quindi la professionalità, la storia anche di Anche il Murano, Genius Loci, io ci sono stata a Murano, un'isola ma meravigliosa, c'è assolutamente qualcosa di magico, no, nel vetro di diventa Murano. il turismo, quindi tutto quello che è legato a tutto questo settore in questo momento sta scomparendo. L'hanno detto loro, non lo devo dire io, le tasse, il problema dell'elettricità, l'energia elettrica, il problema della Con manodopera. una bella flat tax al 15%, dice lei. Ma noi l'abbiamo proposta, tutti ridono e Guardi noi come la andiamo, guarda migliore, guardi la tutti faccia di ridono, noi andiamo avanti a migliore. proporla. Il problema è che nessuno ci dice sediamoci al tavolo, o sedetevi al tavolo e vediamo che cosa state proponendo. Non ce lo sta dicendo nessuno. Quando noi la proponiamo, tutti ridono. E noi andiamo avanti a proporla, perché siamo convinti che non è il 15% e ci dicono che è al 30%. Noi abbiamo parlato con degli imprenditori e alcuni imprenditori ci hanno detto: ma anche se fosse il doppio, va bene. L'importante è non pagare il 60 e passa per cento di tasse. Il problema, ripeto, tutti ridono e vanno avanti a ridere, ma l'alternativa che cos'è? L'alternativa è quello che stiamo vivendo in questo momento.